abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Peccato che quando siamo rientrati in campo abbiamo preso quel terzo gol che ci ha un po' ammazzato, un po' tagliato le gambe. Poi siamo stati bravi a reagire e non fare una figuraccia, perché alla fine puoi rischiare su 3-0 di prendere imbarcato e fare figuraccia. Invece siamo stati bravi a rimetterla in piedi, su quello siamo stati bravi, meno bravi il primo tempo dove siamo partiti bene. E poi la sensazione che dopo aver preso il primo gol ci siamo un po'... Ecco così, abbiamo preso un bel cazzotto, però quello che ci ha detto il mister del primo secondo tempo, perché la nostra filosofia di gioco non dobbiamo mai cambiarla, quindi quello che il primo tempo non abbiamo fatto, quindi lavoreremo su quello. Allora, è sempre stupendo poter giocare qui e far gol qui, è sempre un'emozione stupenda, però sarei stato ancora più felice se i miei gol, come ho sempre detto, portano punti. Mia mamma che oggi compie gli anni, quindi glielo dedico a lei. Sì, ma già come sabato dopo la partita, dopo il 5-0, l'abbiamo archiviata subito e dovevamo pensare a quella di oggi. Ora ritorniamo a Genova e già dobbiamo resettarla, perché domenica è un'altra partita tosta. Chievo ha ben messo in campo, ha grande fisicità, quindi non sarà facile. Come sempre il nostro pubblico non fa mancare il loro supporto, quindi... E quindi speriamo bene.